Oggi sono super, mega, iper, elettrizzata, contenta, non ci sto capendo niente, perché finalmente è arrivato l'ordine che avevo fatto qualche settimana fa da un sito inglese. Ho preso i nuovissimi Fuzzy Pets. I Fuzzy Pets secondo me sono un'innovazione finalmente delle LOL Surprise, perché sono particolari, a quanto ho capito dentro hanno un piccolo pelo, poi ci devi levare il pelo, cioè secondo me sono troppo carini. La forma è tipo una borraccia, quindi la puccioseria, cioè bellissimo, e fanno parte della makeover series, come infatti le Goals, le Lils che già sto aprendo sul canale, le Lils che puoi trovare sia le Lils che le pezze, quelli piccoli, pezze, quelli piccoli. Quindi se vi siete persi qualche video andatevelo poi dopo questo video a spulciare, mi raccomando. E se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, iscrivetevi subito al canale e seguitemi su tutti i miei social. Detto questo, siccome sono super mega iper curiosa, andiamo subito a scoprirli insieme. Ci siamo, sono super mega emozionata, ce l'ho qui tra le mie manine. La confezione è super mega pucciosa, come vi dicevo. Qui c'è sempre la cerniera con il phon. Poi qua dietro dice che possiamo trovare 7 sorprese, ovvero lo specchio che serve per fare le foto un pochettino più fashion, l'indizio, poi il biberon, la palettina per capire che pezzo si nasconde qui dentro, poi il vestitino, le scarpine o comunque un altro accessorio, e poi infine il nostro pets che dice che ci vuole assolutamente l'acqua, ma adesso li andremo a scoprire meglio insieme. Ci siamo. Quale sarà il mio primo pets? Non lo so, ma iniziamo a spacchettare. Come verranno come si potranno aprire al meglio queste cerniere? Non lo so, vediamo, magari così. Dai, no. Proviamo. No, non voglio cipollare alla prima cosa, no. Ma no. Dai. Ok, ho vinto io. Piano. Ce l'ho fatta. Apriamo. Guardate chi sbuca. Ok, la carta la possiamo anche togliere. L'indizio è qui. 3, 2, 1, via. Allora, qua c'è una pina troppo pucciosa. E poi c'è tutto il pelo. Quindi una pina più pelo dice Bifuzzy. Guardate qui, Bifuzzy. Sto notando che questi adesivi insieme a quella delle Air Goals sono super mega colorati, quindi hanno tantissimo colore e mi piacciono tanto. Allora, dov'è l'altra cerniera? Qua. Ok. È durissimo. Qua è veramente super mega iper duro. Vediamo da sotto. No, ok, mi sa che devo prendere assolutamente il nostro Gennaro. Sì, perché non ce la faccio. Eccolo qui il nostro Gennaro. Fatemi sapere giù nei commenti, siccome devo rifare le mie unghiette, fatemi sapere di che colore devo fare le mie unghiette, come le volete, termiche oppure no. Fatemelo sapere giù nei commenti, perché io sento sempre i vostri consigli, li seguo sempre sempre. Ok, vediamo se riesco così. Ma mi sa che dobbiamo cipollare lo stesso. Oppure no? Niente, ci pogliamo. Ok. E non è una ball, quindi come la chiamiamo? Tipo la nostra borracina? Non so. È color corallo, quindi rosa molto intenso. Vediamo se riesco a toglierlo. Così, dai. No, va bene, abbiamo capito. Devo nuovamente tagliare un po' tutto. Ok. Mi sa che ci vogliono le maniere forti, per queste fuzzy pets. Allora, questo qui lo possiamo togliere, leviamo tutta la carta. E mi sa che possiamo anche togliere l'ultima cerniera. Perfetto. L'ultima cerniera è stata bravissima, che dire. Super mega brava. Leviamo tutto. Eccola qui. No, vabbè. Ma che carina. Cioè, è una borraccina. Troppo carina, che sembrerebbe anche tipo qualcosa di un profumo, però boh, non lo so, fatemelo sapere giù nei commenti. Cos'è secondo voi una borraccina, uno shampoo, cos'è un bagnoschiuma? Boh. Apriamo, ok, buttiamo tutto giù. Wow, finalmente ho visto una cosa. Hanno cambiato la forma della lettiera e vai, finalmente. Qui abbiamo la checklist, ma no, l'andremo a scoprire dopo. E qui c'è la nostra lente per fare delle foto super sparkle e molto fashion. Poso qui, io già tocco. Allora, apriamo questo che mi sembra sia tipo un anellino, qualcosa del genere, quindi apriamo infatti. È il porta borraccina, chiamiamola così al momento. Eccolo qui, lo possiamo anche togliere. E io sono curiosa perché voglio prendere la palettina, mi sa che qua.
vediamo il nostro primo pezzo. Un gattino. Dice che abbiamo trovato un gattino. Ok, e la palettina è tutta rossa. Chissà perché. Apriamo anche il biberon. E il biberon è bianco, giallo. E wow. Cioè, perché bianco, giallo e blu. E mi ricorda qualcosa. Questi qui vi ricordano qualcosa? Mi sa proprio di sì. Non ci credo che ho trovato già il pezzo di una LOL che io amo, dell'Art Club. Vediamo. Questo qui è il tipo una... non lo so come definirla, tipo una pettorina che io non amo. Non amo assolutamente perché preferisco tipo i vestitini più carini, più pucciosi, però vabbè, dettagli. Ok, a questo punto, prima di scoprire il pezzo, apriamo la lettiera. Ok, che carina però stondata così, mi piace molto molto di più. Apriamo, facciamo così invece di scavare, mi piace toccare stavolta tutta la nostra lettiera. Ecco qui, guardate, sbucano le scarpine. E le scarpine sono blu, eccola qui, un'altra blu. E penso che le altre invece siano di un altro colore. Vediamo, sì, infatti. Le altre sono rosse. C'è questa qui, infatti, che è rosso tipo corallo, molto molto acceso. E l'altra era qui, che si stava nascondendo. Eccola qui, l'altra scarpina. Ok, ci siamo. Apriamo la bustona. Apriamo. Oh mamma, che strano. È stranissimo. Wow, che carino. No, vabbè. Mamma mia, è stranissimo sentire questa tipologia di peluria. Cioè, non so come definirla. Wow, wow, troppo troppo puccioso. E guardate chi si nasconde qui. Ok, quindi adesso non rimane altro che andare a prendere l'acqua e vedere chi si nasconde sotto questo pelo. Eccoci qui, pronti per il bagnetto. E c'è la ciotola super mega grande piena d'acqua. Ok, andiamo ad immergere il nostro pezzo. Ma che carino. Vado un pochettino magari a toccare. Infatti inizia praticamente a levarsi piano piano tutto il pelo. Guardate, sbucano i capelli. Che carino. Ci dovete perdere un pochettino di tempo, perché per togliere tutto il pelo ci vuole un po' di tempo. Non troppo, perché vedo che già comunque, guardate l'acqua, fa un pochettino impressione, tipo tutto questo pelo. Ma sta sbucando lei. Che carino. La gattina di Shapes. L'abbiamo comunque capito, perché i capelli sono inconfondibili. No, vabbè, adoro ragazzi, adoro. Adoro questi fuzzy pets. Divertentissimo anche andare a togliere infatti questa peluria. Ok, mi sa che così può andare anche bene. Poi l'asciugherò. E guardate chi è sbucata. No, vabbè, adoro troppo. Dobbiamo subito vedere la checklist. Ci siamo, ci siamo. Ecco qui la checklist, siamo pronti. Non l'ho ancora mai vista. Mamma mia, già cosa vedo. Ok, eccola qui la nuovissima checklist. Nel club dei glitterati c'è Go Go Miau Miau, ma che carina. Poi c'è Glitter Puddle, è pucciosissima, è super pucciosa. Ma guardate chi sbuca, c'è il pezzo di In, è stupendo, è tipo un gufetto. Poi c'è Shorty Kitty, che è il cane di Shorty, è il gatto di Shorty, che faceva parte, se non sbaglio, della serie 2. Quindi addirittura un pezzo della serie 2, wow. Poi c'è Nei Majesty, poi c'è The Great Ferret, ed è pure un ultra raro. Poi, no vabbè, ma guardate la puccioseria di Bunny Champ, che è di Kurt Champ ovviamente. Poi c'è Ice Barker, che è di Ice Skater. Poi Stage Owl, infatti è un altro gufettino. Pup Swing è bellissima. Ma che carina. Poi guardate chi c'è qui. No, il pezzo di Miss Jive. Infatti c'è Jiving Cat, troppo carina. Go Go Birdie, ed è l'uccellino di Go Go Girl, stupendo. Poi Wild Waves, che no vabbè, ma è un procione, è chiaramente un procione, ma che carino. No vabbè, adoro troppo. Poi c'è Raccoon Astronaut,
che è carino. Poi c'è questo qui che è un ultra raro ed è il pezzo di Buddy Monkey. E Buddy Monkey, praticamente, infatti c'erano anche queste cosine qua, tipo scimmie che volano, cose strane, nel film Il Mago di Oz. E qui abbiamo anche il pezzo di Kansas ed è Kansas K9, come lo vogliamo, K9, K9, vabbè. E poi qui c'è l'Art Club e c'è All the Splatters. No, vabbè, una puzzola stupenda. E poi c'è quella lì che abbiamo trovato noi, ovvero lei, che è Perfect Shapes. Troppo, troppo pucciosa. E lei può o cambiare colore oppure fare la pipì. Quindi dobbiamo assolutamente scoprire che cosa fa. Eccoci qui, nuovamente pronti per il bagnetto. Cosa farà la nostra cucciola? Scopriamolo subito insieme. Abbiamo notato infatti che non cambia colore, però la nostra patatina fa la pipì. Sì, ha anche uno spruzzo notevolissimo, mamma mia. Che dire, io adoro sia i pezzi che fanno la pipì, sia le lolle che fanno la pipì. Non so perché, ma è super mega iper pucciosa. Eccola qui, pronta la nostra cucciolina con le sue scarpine. È bellissima, è troppo carina. Io una cosa che non amo è la pettorina, infatti non so se gliela leverò oppure no. Però è bellissima, ha gli occhi tipo gialli, mi ricorda Salem, il gatto di Sabrina, vita da streghe. E poi i capelli sono veramente stupendi. È super mega iper pucciosa. Guardata, tipo come la rasatura qui, proprio come la sua padroncina. È un amore. Che ne pensate dei nuovi Fuzzy Pets, LOL Surprise? Fatemelo sapere giù nei commenti. E mi raccomando, fatemi sapere giù nei commenti se volete altri spacchettamenti dedicati ai Fuzzy Pets, come sto continuando anche a fare le Lils. Quindi mi raccomando, se i video delle LOL Surprise vi piacciono, lasciate tantissimi like. Io vi mando un grandissimo bacio, super mega iper puccioso. Vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni!